Gigi, perché beh, l'hai pure provata, però l'hai già provata. Allora, tu non vedi della mozzarella, vedi della pizzarella con che è diversa. Okay. Come la sposi? Non si sposano bene. La fragola si sposa bene con la mozzarella, non la pizzarella. Con la mozzarella e la fragola, certo, cioè mozzarella di bufala e la fragola. Di bufala, di mucca, di capri, qualsiasi, una mozzarella. Questa, come diceva anche Martino, è buona per cucinare, è buona da mangiare anche così, cioè, sul pane, però vedi, per la mozzarella in carrozza, per la fettina di pane con il formaggio sopra infilato sotto la griglia, o prepararla nei timballi o sulla pasta. O sulla pasta al forno, I paccheri napoletani, certo. Un buon ragù. Esatto. Poi si mette la pizzarella strati sopra nel forno. Perfetto. Questo è il formaggio ideale per cucinare. Io ho trovato dei tegamini, non vi dico in quale negozio da dove si compra tutto, veramente buon mercato, no? Forse non sapevano, fatti in Italia, tegamini di terracotta fatti in Italia, chissà quanti anni avevo. Li ho presi per $2 ciascuno, ne ho presi 10, cioè. E poi dice, ma che dobbiamo fare con 10? Non lo so, ce li teniamo qua, non si può mai sapere. A quel prezzo bisognava prendere, certo. No? Per gnocchi dentro al tegamino. Buoni, ottime idee, tante cose possono fare. Ma a quel prezzo, insomma, vale la pena conservarli un po'. Quindi questo formaggio, come detto, è per cucinare, mentre la mozzarella fresca, naturalmente fresca, affettata sottile, è alternata con delle fette sottili di fragole, e lasciarle almeno per mezz'ora prima di servirle sono la fine del mondo. Tu hai mai mangiato la ricotta calda? Certamente, certo. Per ricollegarmi anche a Globo, al calendario di Globo, dove c'è Pantali, io ho visto la fila da Pantali con le signore e signori con le pentole che andavano a fare rifornimento di ricotta calda. È buonissima, però io soffro di colite, ho dovuto proprio centellinarmela proprio poco proprio per assaporare una cosa. La ricotta calda è incredibile. Questa a me. Allora, abbiamo risolto, adesso andiamo alle nostre ricette, alle tue ricette, Martino, perché lui ogni tanto. Allora, andiamo alle ricette. Io oggi pensavo, siccome ho tanti amici che sono ammalati, mamma mia. E che siamo all'ultima, io penso che siamo all'ultima settimana di freddo, perché poi stiamo, hai visto già le previsioni, almeno per Sydney, pare che la prossima settimana avremo gli hot 20s, quindi 26, 27, 28. Torneremo al caldo. C'è un ritorno del caldo, però ci sono ancora persone malate con influenze che. Allora, ho pensato al brodo e qui si aprirà una querella ora. Perché? Un brodo di gallina all'italiana. Perché si apre la querella? Perché c'è in Italia, a seconda delle regioni in cui tu vai, chi preferisce il brodo limpido, chiaro, clear, o chi invece lo vuole un po' più sporco, quindi ci aggiunge tipo elementi come la patata che poi si sfarina all'interno. Dipende, ci sono varie ricette. Io preferisco quella clear. Tu invece di che opinione sei? L'importante è che sia brodo di gallina. Brodo di gallina. E come si dice in italiano, gallina vecchia. Fa buon brodo. Buon brodo. Ma quindi, gallina però, attento. Gallina. No, gallo. Specifica. No, gallina. Allora, quello che dobbiamo chiedere innanzitutto al nostro buccio, quindi andiamo da là, è la gallina. Ci serve una gallina intera. Questo è importante. Da macellare. Vabbè, se ce l'ha vicino di casa, non ci fa la pelle la sera, ci tira il collo e sta a fare. Quello, ora sempre. Non ha il coraggio lui. Io non ce l'ho. Voi ce l'avete mai ucciso una gallina? Io sì, io da bambino. Apro una parentesi sulle oche. Sulle papere. Noi abbiamo una papera, un'oca. Cioè, ma tipo pet? Sì, eravamo prese piccole, poi la dovevamo dare a qualcuno, invece poi. Fa anche le uova tutti i giorni, no? Io che cerco sempre barzellette, stamattina mia moglie mi ha dato una barzelletta live in diretta, perché a un certo punto la vedo fissare lì nel giardino, cioè, si sta caricando. Io pensavo fosse la lavatrice, sta caricando. Se non si carica, si è scaricata, e continua a parlare quasi da sola. Dico, senti, ma cosa hai messo sotto carica? Dove c'è la corrente qua? Ma quale corrente? È la papera. La papera si carica, non è che fa batteria. Pensavo, sai, alla pubblicità di una cella con i coniglietti che camminano. Diceva, avevo una papera a batteria, non me ne sono accorto. Cioè, no, si deve caricare perché sembra, faccio le uova per un paio di mesi, un mese e mezzo, qualcosa. Perché carica di uova le fa una alla volta, una al giorno, due al giorno. E poi c'è un periodo di. Poi secca. Vedi, adesso state. Io la vedevo seduta che fissava. Ho detto, beh, sembra che si rincredinita, insomma, ha visto. Cioè, no, si sta caricando. Io non sapevo che le papere si caricassero. Senti, come sono le uova di papera? Sono buone?
doppio colesterolo, il rosso di quelle di Galite, però il doppio è buonissimo, sono buonissimi, sono però basta regolarsi, invece di usare due uova per la frittata di Galite, uso un uovo, uso uno, sì, ed è buonissimo. Sì, man mano che si passa, che si crea quello di struzzo, quando me ne porti un paio? Addio, appena si ricarica quando scarica portamelo un paio, comincia a scaricare. Sì, ma ne fa una al giorno o più di una al giorno? O uno o due, dipende. Anche due? Dipende. Wow. Dio, che dolore! Cioè, dipende anche dalla grossezza delle poverine. Quindi non l'avrei mai detto, ecco, che tu c'hai un pet, una papera per pet. Sì. Bravo Paolo, ma c'è anche dei cani, anche lui è vegano, cioè, ho una specie di cane, insomma, molto piccolo, insomma, che dorme se lo, e non litiga, cioè, con la papera, no, la papera lo tiene sveglio, ah. Lo tiene sveglio. È lei che fa la guardiana, perché sono terribili come guardiana. Torniamo alla nostra cucina. Torniamo alla nostra cucina. Quindi dobbiamo procurarci questa gallina. Chiediamo al nostro bucciolo che ci serve per il brodo, quindi in particolare, per cui ci consiglierà lui stesso. Se è un bucciolo italiano, sicuramente. Macellaio italiano. Un macellaio italiano, consigliare che tipo di gallina. Se vi danno una gallina intera, quindi c'ha tutta la pelle intorno, è importante levare tutto. Le penne, le piume, vabbè, quindi non esiste più, vabbè, non lo fanno più. Dai, ma nel brodo, sai, non è nice avere, no, ma non ci sono più le galline con le pinne, con le pinne trovi già pulite, già belle pulite, ma noi giusto per essere più sicuri siamo la, di larghi la ripuliamo e la laviamo bene. Ormai le galline girano nude, non so. La ripuliamo e la laviamo bene, e se proprio ne vediamo alcune, perché magari ce l'ha data un amico che c'ha il pollaio eccetera, facciamo in modo che sia ben spennata e la ripassiamo magari sul fuoco, sulla fiamma, le nostre nonne non sulla fiamma, nell'acqua bollente, con quella pazienza. Bravo, fuori nel cortile, a tirare le, mamma, bravo. Mia, mamma mia, quanti divertimenti, che lavoro che facevo, che divertimenti. Poi passavamo noi, tiravamo tutte le piume in aria, ti ricordi? Sì, mia nonna non andava dal macellaio, lei ci tirava il collo, aveva un'esperienza, non la faceva soffrire, non la faceva soffrire. Insomma, laviamo ben bene la nostra gallina, perché poi va in acqua e quindi l'acqua la dovremo bere, e la mettiamo da parte. Prendiamo una cipolla. No, aspetta, come l'acqua? Aspetta, ricapito, la laviamo bene, la lasciamo asciugare, no? E la mettiamo un attimino da parte. E quell'acqua la buttiamo? Quell'acqua, certo che la buttiamo. Tu hai detto che bisognava bere. Allora mi spiego meglio. Dobbiamo lavare bene la gallina, perché se ci sono dei residui di sangue, poi andranno a finire nel nostro brodo. Chiaro. Quindi la laviamo bene, la asciughiamo, la tamponiamo, la mettiamo da parte un attimino. E per un attimo hai fatto digerire tutta la cosa che mangiamo. Ma dai, per favore. Vai, parla con calma. Ora, con calma. In un altro pot, bello largo, perché poi ci dobbiamo mettere l'acqua del brodo e dobbiamo far bollire il tutto, ci deve entrare la gallina intera. Che prendiamo? Mettiamo una cipolla che tagliamo a metà e buttiamo direttamente nella pentola, senza olio, senza niente, sul fondo, con la fiamma accesa, così che la cipolla cominci a sprigionare quel suo profumo, tanto non si brucia. Man mano prepariamo due carote, dei sedani, e teniamo da parte del prezzemolo e poi due spicchi d'aglio. Ma deve essere un attimo, sennò brucia tutto. Cioè un attimo, 5 minuti, non è forse tantissimo. Cioè, tu la cipolla la butti direttamente nella pentola sul fuoco. In questo caso mi serve per profumare la pentola, perché poi accoglierà... Solo la cipolla? Sì. Dici tu, Gigi? No, volevo aiutare un attimino. Dimmi. Martino, perché... Ma mi piace il suo eccitamento e il suo gusto, vuole arrivare. Però, giusto per spiegare all'ascoltatore, tenete tutto pronto. Sì. Le carote già tagliate, il sedano già tagliato. Quindi quando voi metterete la cipolla in pentola, come ha detto Martino, avete già tutto pronto per procedere. Certo, assolutamente, bravo, grazie, perché così non è che dobbiamo aspettare 10 minuti poi, no, certo che no. Quindi la cipolla è il primo elemento che viene messo nella pentola, così che comincia a sprigionare un po' di quel sapore tipico, no, dell'aroma tipico della cipolla, quello che abbiamo ora qui nell'aria, che viene dalle pizze, dalle focacce, cioè, che abbiamo. Infatti c'è una focaccia con la cipolla e con le patate. Fa un odore pazzesco. Sì, ma dobbiamo mangiarla questa. Sì. Prendiamo il programma, se no niente. Che succede? Sulla cipolla che sta quindi indorandosi, che sta bruciacchiandosi, che sta sprigionando, immergiamo, ci buttiamo l'intero pollo, l'intera gallina che avevamo precedentemente pulito. Sulla gallina tutti gli altri odori, quindi dalla carota che avevamo tagliato al sedano, e aggiungiamo, ricopriamo ben bene di acqua fino a, diciamo, superare di 5-6 centimetri la nostra gallina, chiudiamo
con un col coperchio e lasciamo sobbollire per almeno 50, dipende dalla gallina, anche qui. Se la gallina è una gallina ruspante avremo bisogno di molto più tempo per la cottura. Se invece è una gallina vecchia ma che comunque insomma ha avuto una vita stressata, ecco, non ha mangiato bene, allora si cucina in un'ora è già pronto. Dobbiamo cercare di schiumare, no? Si dice schiumare, così in italiano? È perfetto, scam, no? Scam. Schiumare. Il brodo, quando vediamo che si formano sopra delle si forma una piccola schiuma, no? Quindi cerchiamo di pulirlo e tenerlo sempre pulito e alla fine porteremo sale e pepe, insomma vedremo, dobbiamo assaggiare il brodo, vediamo la consistenza e a questo punto possiamo tirar fuori la nostra gallina e utilizzare il brodo per berlo così oppure per cuocerci dentro della pasta, dei tortellini e usiamo invece il pollo separatamente. Quindi buona gallina in brodo e rimettetevi subito da questa influenza, per favore. Buona gallina, vabbè, si può fare con una pastina, con la pasta corta, con degli spaghetti spezzati, ci sono tanti modi. Si può fare anche con lo stesso pollo sfilacciato. I modi di impiego sono tanti. Raffaele dice, scrive, sento qualcuno in linea, non so. Sei tu che sì, sono io. Poi chiedono, mi chiamano per la ricetta della farinata, però diteglielo che nel forno di casa non viene bene. Ma noi è come se non lo sapessimo, perché non ce l'ha detto nessuno. Che cosa? La farinata. La farinata. Ci dice Daniele, ci ha chiesto dalla regia, i nostri ascoltatori non l'hanno ascoltato, non l'hanno sentito, che qualcuno ha telefonato per chiederci la ricetta della farinata, però non l'abbiamo data. Quando l'abbiamo data? Quando l'abbiamo data? L'avete data la scorsa volta, forse non c'ero. No. Molto tempo fa. Possiamo rivederla, che dici Gigi? Dopo il prossimo stacco, vediamo. Stavamo dicendo, no, era intervenuto su un messaggio che stavo leggendo circa il brodo. Martino dice, mia nonna dopo, anzi la schiuma va tolta, però prima di servirlo lo passava in un imbuto mettendoci sotto uno straccetto di una garza bravissimo, per filtrare il brodo, sì, più clear lo volete, più chiaro. Ah, ecco, questo per renderlo certo, assolutamente, così eliminiamo tutti i residui delle verdure che sono all'interno, qualche eventuale ossigeno. Questo è quando si beve, quando si beve. E ovviamente poi ci si può cucinare dentro ogni tipo di pasta corta, ovviamente, perché noi non siamo asiati, gli asiatici usano i noodles nei brodi, certo. Noi invece in Italia per il brodo pasta corta, che si possa prendere nel cucchiaio. Piccolissima pasta da brodo. Anche i tortellini, quelli da brodo, ottimo, sono molto più piccoli, o i raviolini sono più piccoli di quelli normali, ottimo, che utilizziamo con i sughi o con le salse. E la manciata di parmigiano sopra. Parmigiano, quella non finire quando condiamo. E poi il pollo, ovviamente, la gallina, che io chiamo pollo sempre, la gallina che invece è da parte, e la possiamo tagliare e servire con... La sfilacciamo, facciamo delle insalate, facciamo dei contorni. Adelina ci scrive, Adelina. Io l'ho sempre sentito, avrei voluto sempre farlo, ma il cappone, canzone pub, il cappone si fa ancora come si fa ed è così buono come dicono i nostri nonni. Io, mentre noi ci pensiamo e vediamo anche la richiesta che ci ha fatto Daniele, il nostro ascoltatore, ascoltatrice, diamo una canzone Irighiera con Vamos alla playa. Alla playa. Il cappone è grosso. La